I due passi falsi registrati nella precedente domenica dal Chieti e dalla Miternina hanno spento le residue speranze per le compagini abruzzesi di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la coriacea squadra aquilana nata nel 1972 si profila il ritorno nell'eccellenza abruzzese, mentre per i teatini sarà necessario iniziare a programmare con tempismo il futuro calcistico. La cronaca evidenzia l'irruenza dei neroverdi che al quarto siglano il vantaggio grazie all'incornata di Dos Santos sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Salutare avvio dei neroverdi che profittano del ricorrente appannamento degli ospiti che non presidiano le zone degli avversari, che raddoppiano il vantaggio con un'azione dialogata e finalizzata da Riccucci. Aquilani in ginocchio che con ogni sforzo cercano di equilibrare il gioco ed aggiustare la disposizione tattica, ma i padroni di casa hanno vita facile nell'insistere nella penetrazione e al trentesimo è ancora mossa facile per i teatini. Comini sigla in scioltezza la terza rete. La Miternina non azzera la propria combattività, che l'ha sempre contraddistinta e così, auspice la ricorrente distrazione del Chieti nel presidiare gli spazi difensivi, si crea la possibilità per infilare la rete neroverde colpendo un palo con torbidone al 44esimo. Il signor Francesco Foresta, sereno e lineare nell'evidenziare le infrazioni, fischia la fine della metà della gara, che riprende senza alcuna sostituzione, con il Chieti ordinato nell'amministrare il cospicuo vantaggio e la Miternina volenterosa, ma piuttosto spuntata. Prima sostituzione dell'incontro al 17esimo, negli spogliatoi Sbardella, al suo posto il neroverde De Queroz. Al 25esimo un'occasione per gli aquiliani, ma Torbidone non intuisce ed è appannato nella finalizzazione. Chieti in velocità studiata al 37esimo, calcio di punizione che sorprende le postazioni difensive dei giallorossi, a sorpresa destabilizzati, ma non infilati per la quarta volta. La curva Volpi, in attesa dei 3 minuti di recupero, tira fuori l'incitamento per sostenere il convincente successo degli uomini di Marino, bravi nel gioco palla a terra, meno la squadra di Di Felice, la cui gara è stata inficiata dai consueti errori. È possibile iniziare a programmare un immediato futuro? Questo futuro, sai, non dipende da me, io faccio l'allenatore, il mio obiettivo era salvare il Chieti prima possibile e penso che ci siamo riusciti col mio staff, penso che abbiamo dato l'anima per il Chieti, voce, anima, e questo è il nostro, era il nostro compito. Poi gli obiettivi e i programmi non riguardano noi, si penserà a chi di dovere. La presidenza farà i suoi programmi, farà le sue valutazioni, noi lavoriamo e vediamo che succede. Troppi errori ci sono stati in queste ultime partite, ne è convinto di tutto ciò? Ma non solo siamo convinti, ma siamo anche rammaricati, perché la dimostrazione l'abbiamo avuta oggi in una occasione. L'unica occasione che ci è capitata, abbiamo preso il palo e la palla è uscita. Di questi episodi durante il campionato ne abbiamo avuti tanti. È chiaro che è stato un campionato il nostro tirato e i ragazzi ne stanno risentendo. Certo il morale non è dei migliori e l'avete visto. Siamo dispiaciuti di dover abbandonare questa categoria perché con un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto forse potevamo ancora lottare per salvarci. Concretamente l'augurio che fa il Chieti Calcio qual è? Concretamente. Per il prossimo anno, cioè, che ci salviamo subito, così non evitiamo che vinciamo il campionato. Ah. Ci salviamo subito la girone d'andata, siamo tutti tranquilli, tutti felici e contenti. Ci salviamo girone d'andata, sicuramente ci salveremo, tranquilli. Onestamente, ci sono dei punti fermi per poter ripartire, come lei diceva all'inizio del campionato? Giorgio Pomponi. Quello, l'unico è. L'unico punto fermo, solo io.